Oggi ho scelto per voi questo libro che con le sue parole e i suoi colori ci porta dritti dritti al mare in un piccolo villaggio di pescatori. Le sentite le onde del mare? E la sabbia sotto i piedi? Io intanto ho trovato una conchiglia, eccola qua. Eppure una rosa del deserto. Saranno loro le protagoniste della nostra storia. Irene e la conchiglia, un libro di Alessandra Iesi Soligoni, illustrato da Francesca Marina Costa e pubblicato dalla casa editrice Aurelia Edizioni. In un piccolo villaggio di pescatori, con le bianche case tutte allineate in faccia al mare, viveva una bambina di nome Irene. Irene non aveva fratelli né compagni con cui giocare. I pochi bambini dell'isola, già quasi adulti, passavano il tempo a tirar su le reti da pesca e a portare il pesce al mercato. Così lei restava molte ore da sola, sulla spiaggia, a guardare le onde e a vederle lambire la costa. Ma quando la tempesta alzava i cavalloni marini, spingendoli con forza contro il moletto, Irene saliva sull'alta duna di sabbia e di lassù osservava il mare burrascoso e assisteva trepidante al rientro delle barche. Aveva imparato a contarle, le barche del suo villaggio. Una, due, tre, quattro. Una mattina, dopo una violenta mareggiata, Irene trovò abbandonata sulla spiaggia una grande conchiglia, più grande del palmo della sua mano, del colore che sfumava dal rosa al bianco, come di madreperla. Subito la raccolse e salì sulla duna per ammirarla indisturbata. La girò e rigirò fra le mani, era bellissima, ma il mare le aveva fatto un dono più bello. Il nonno gli aveva raccontato che le conchiglie racchiudono la voce del mare e che per udirla basta portarle all'orecchio e ascoltare. Irene sentiva che stava per succederle un fatto straordinario. Accostò la conchiglia all'orecchio, chiuse fortemente gli occhi per cancellare tutto il resto e rimase in ascolto. Dapprima un grande silenzio, nessun suono, nessun rumore. Poi lentamente, come salito dal profondo, udì un soffio lungo che le sembrò un interminabile respiro. Irene trattenne il fiato. Chi respirava in quel modo? Forse un mostro marino? Ebbe paura, riaprì gli occhi e si guardò intorno. Nessuno la minacciava. Racchiuse gli occhi e tornò ad ascoltare. In quel preciso momento, in mezzo ai suoni indistinti della natura, del vento, dei gabbiani, delle onde, le parve di riconoscere una voce umana, quella di un bambino. Irene si tese al massimo nell'ascolto. Quella vocina si fece udire nuovamente, più chiara, e pronunciava a fatica un nome, il suo, Irene. «Chi mi chiama? Chi parla dentro la conchiglia?» La sorpresa per lei era grande a sentire il suo nome fra tanti altri suoni. Poi più nulla. Quel fatto la turbò molto, ma tornata a casa preferì tacere e tenere il segreto tutto per sé. Alla sera, coricandosi, mise la conchiglia sotto il cuscino e prima di addormentarsi sentì nuovamente quella voce di bambino che la chiamava. Così Irene non si separò più dalla sua straordinaria conchiglia e la voce le diventò familiare. Imparò a riconoscerla subito anche in mezzo a tante altre. Un giorno, proprio nell'ora in cui le barche dei pescatori tornavano a riva con il pesce guzzante, Irene cominciò a contare come sempre. Una, due, tre, quattro, cinque. Contò una barca più del solito, allora riprese a contare. Una, due, tre, quattro, cinque. Non si era sbagliata. Alle barche dei pescatori se ne era aggiunta una nuova che non apparteneva al villaggio. Veniva forse da terre lontane. Notò subito che era diversa dalle altre, più grande e più alta, con uno scafo che fendeva l'onda e lasciava dietro di sé una scia che subito scompariva, cancellata dal ricomporsi della superficie marina. Una strada invisibile. Anche il carico della barca era diverso dalle altre. Non portava pesci guizzanti prigionieri delle reti, ma corpi e braccia umane, incredibilmente ammassati che sembravano traboccare, sporgendosi al di sopra della murata.
in cerca di spazio e di aria. Irene trattenne il fiato. Chi erano? Come ad un segnale dato, in vista della costa, tutti gli occupanti della barca, uomini, donne e fra loro bambini, si tuffarono in mare, disseminando la superficie marina di teste e braccia che battevano affannosamente l'acqua come fuggendo un terribile mostro. A quell'inconsueto spettacolo, Irene spalancò gli occhi per la meraviglia e strinse forte, forte la sua conchiglia nella mano per essere rassicurata. Li vide annaspare, raggiungere la riva e buttarsi sulla spiaggia, raccogliendo con le mani bruciate dal salso e dal sole un pugno di sabbia, che lentamente scivolava fra le loro dita. Quel gesto la colpì, facendola sentire simile a loro. Anche a Irene piaceva la sabbia, era per lei un elemento naturale del suo mondo e quando saliva sulla sua duna si stendeva sul letto di sabbia e stava a guardare il cielo e il passaggio delle rade nuvole con cui costruiva creature e luoghi immaginari. Finché all'orizzonte non comparivano le barche che la riconducevano alla realtà. Adesso ai suoi occhi si imponeva quella presenza di individui sconosciuti, venuti da altre terre, e cominciò a osservarli con curiosità. Notò un bambino, alto quanto lei, ritto in piedi sulla battigia, un po' discosto dagli altri, che si guardava intorno smarrito. Sembrava in attesa di qualcuno. La colpirono i suoi grandi occhi neri e i capelli del colore dell'ebano e ancor più le lunghe gambe sottili di gazzella. Irene sorrise di quella stranezza e stringendo forte forte la sua conchiglia nella mano scese dalla duna e gli si avvicinò. «Come ti chiami?» La sua domanda rimase senza risposta e lui la guardava fisso, immobile, con occhi enormi. «Io sono Irene!» «Irene! Irene!» ribatté balbettando il ragazzo. Un vento secco sollevatosi all'improvviso investì entrambi e portò loro l'alito caldo del deserto africano. Irene provò voglia di piangere, quel vento pungente sollevando la sabbia le procurava bruciore agli occhi. Confusa, aprì la mano e mostrò la conchiglia al nuovo arrivato. «Ti piace?» Gli occhi del bambino ebbero un lampo. «Irene!» ripeté per dire sì, che era bella, che gli sarebbe piaciuto possederla. Irene non ebbe più dubbi. La voce del bambino era la stessa che per giorni era uscita dalla conchiglia, pronunciando il suo nome. Proprio la stessa voce da lei udita, accostando la conchiglia all'orecchio, come le aveva insegnato il nonno. «Prendi, è tua!» e gliela porse a mano aperta. Il bambino afferrò tremante la conchiglia dai riflessi di madreperla e per la seconda volta accennò un fuggevole sorriso. «Karim!» Qualcuno dei suoi lo chiamava. «Karim!» Con un brusco scatto, senza un cenno di saluto, il ragazzo si girò e andò ad unirsi al gruppo di migranti che si dirigevano verso le basse case del villaggio. Irene li vide allontanarsi, disperdendosi, finché scomparvero tutti dalla sua vista. Anche Karim scomparve. La bambina cominciò a pensare che quell'incontro era stato solo un sogno. Forse lo aveva solo immaginato, come quando costruiva figure con le nuvole. Così non volle parlarne con alcuno, neppure con il nonno. Il giorno seguente, all'ora di sempre, Irene tornò sulla duna per assistere al rientro delle barche dei pescatori. E il mare era di cristallo, tutto un gioco di riflessi fra acqua e cielo. D'un tratto, nel totale silenzio del luogo, percepì alle sue spalle un passo leggero, come un passo di gazzella. Karim era tornato, l'aveva raggiunta con la sua aria spaurita di animale inseguito, senza tana. Non aveva parole da dire, non possedeva il linguaggio di Irene, ma aveva un dono da darle, in cambio della conchiglia. Irene se lo vide comparire davanti, con il braccio scarno teso verso di lei, e nel palmo della mano teneva un fiore di pietra, bellissimo, una rosa con i petali di gesso di colore giallo-arancione, che lei non aveva mai visto prima. Karim allora pronunciò nuovamente «Irene!»
affidando a lei con la rosa un messaggio di speranza. In quell'istante un vento secco investì violentemente i due ragazzi, come era già accaduto il giorno avanti, durante il primo incontro. E il vento alzò la sabbia, sollevando un mulinello nel punto dove era nascosta la rosa, che ricomparve alla vista, come sbocciata lì per incanto. Allora Irene si chinò e la raccolse, e considerò un dono prezioso quella rosa, trovata da Karima nel deserto del Sahara e portata con sé, lasciando la propria terra a rifiorire lontano. Aprì allora le porte del suo mondo ad accogliere il nuovo compagno, e sentì che da quel momento sarebbero stati in due sulla duna, a guardare le barche e le onde frangersi sulla costa dell'isola. Cari bimbi, io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti!